Anche a Montesilvano, dopo Pescara Sud e Pescara Nord, ASL e Regione potenziano la rete per la sicurezza sanitaria. Si chiama Montesilvano Estate Sicura 2024, il progetto presentato, tra gli altri, dal presidente del Consiglio regionale Sospiri, dal sindaco De Martinis e dal direttore della ASL Michitelli. Prevediamo un ulteriore mezzo di soccorso, che sarà un'ambulanza attiva dalle ore 8 alle 20, da oggi fino al 31 agosto, con a bordo un infermiere specializzato del 118. È un progetto comune insieme, perché vede la compartecipazione non solo delle risorse della ASL del 118 di Pescara, ma anche dalla protezione civile di Montesilvano, del comune di Montesilvano, e con il patrocinio dell'assessorato e della presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo. Un'ambulanza in più sul lungomare, non solo a ridosso del mare, ha un'ulteriore utilità indiretta. Perché la presenza dell'infermiere consente anche di gestire sul posto quelle attività sanitarie minori che potrebbero e possono evitare l'iperafflusso al pronto soccorso di Pescara. Perché un paziente, quando è preoccupato, se viene assistito e ha anche una patologia minore, può essere anche, diciamo, rassicurato e dimesso sul posto. Il potenziamento della ASL si aggiunge e si mette in rete con quello della protezione civile. Complessivamente più di 40 uomini che si alterneranno. Noi metteremo sostanzialmente a disposizione tre mezzi, un'ambulanza e due quad. Questi quad sono specifici per il soccorso lungo la battigia del litorale di Montesilvano e di Pescara Nord, e sono dotati di defibrillatore e di barella di tipo toboga. Soddisfatto il sindaco De Martinis. Inoltre tengo a ringraziare la Regione che ha, per il tramite di un contributo di 30.000 euro, ha dato la possibilità di avere anche un servizio in spiaggia con dei quad nel fine settimana, e questo, anche questo, rappresenta davvero qualcosa di importante. L'offerta della qualità turistica passa anche dalla sicurezza. Quello che oggi si presenta è davvero qualcosa di prezioso in tal senso, e mi sento di ringraziare profondamente chi si è adoperato al fine di arrivare a questo traguardo.